Ciao, allora oggi recensione molto diversa dal solito perché parliamo delle cerette, strisce depilatorie della Licia Perfect Touch per le sopracciglia. Io non credevo che esistesse una ceretta fai da te per le sopracciglia, anche perché credo che sia una zona molto molto delicata ed è uno strappo sbagliato potrebbe andare a compromettere tutta l'arcata delle sopracciglia. Ma con questo prodotto non c'è rischio, ora vi spiego perché. Intanto promette di essere a 16 strisce, pelle normali con cera d'api e olio di jojoba. Ben ottenuta una, così vi faccio vedere dentro la confezione. Ecco, ora che è caduta non la troverò più. Aiuto, no, ecco, l'ho trovata. Allora, è una striscia continua di questi pezzettini che vanno ritagliati. Questa è la striscetta che va applicata sulle sopracciglia. Ti prego, metti a fuoco. Eccola qua. Ok, questa è la parte. Solo questo pezzettino dentro e la parte di ceretta. Va scaldata tra le mani, poi si apre, se ci riesco, si apre in questo modo le due parti e si posiziona e si tira. Non c'è problema che, non c'è rischio assolutamente che vi vada a strappare un pelo in più perché non strappa niente, ma neanche i peli che io dico ho tutta la ricrescita qui, ce la metto sopra proprio giusto, ci sono tantissimi peli. No, non ne strappa mezzo. Sicuramente non vi fa male, anche se come zona è un po' delicata, però comunque sia, non fa sicuramente male ed è come l'odore perché non strappa niente. L'unica cosa è che strappa la pelle, forse. Non antipatica. Insomma, io lo eviterei. Questo tipo di prodotto lo eviterei. Se uno vuole fare una ceretta e sopracciglia, 10 euro va dall'estetista, ecco, adesso dipende molto dall'estetista, comunque sia forse molto meglio rispetto a questi prodotti. Oltretutto, li ho trovati in offerta, ma non costa neanche poco. E peccato perché i prodotti della Licia per la depilazione io mi trovo molto bene e questa è stata forse una loro innovazione, ma proprio bocciata. Questa assolutamente l'hanno sbagliata. Fatemi sapere se invece voi avete provato questo tipo di prodotto, sempre per le sopracciglia, e se avete avuto risultati diversi. Magari sono stata io su di me, però comunque sia, no, per me no. Spero sia stata utile e al prossimo video. Ciao!